Partiranno ad aprile 2021 i lavori di ristrutturazione dell'ospedale San Massimo di Penne, lavori per complessivi 13 milioni e 500 mila euro, che interessano due delle tre palazzine del presidio ospedaliero e potenzieranno molti reparti, aumentando di fatto di circa il 40% il numero dei posti letto disponibili. I lavori partiranno ad aprile 2021, ha spiegato il direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. Riguarderanno l'edificio D e quello centrale B e prevedono una serie di interventi che interessano numerose aree e reparti. Riguardo ai fondi, si tratta di 12 milioni e mezzo di euro concessi a seguito di una sottoscrizione dell'accordo di programma siglato il 9 giugno scorso tra il Ministero della Salute e la Regione. Fondi finanziati con finanziaria 2018 e finalizzati all'attuazione della scheda di richiesta per i lavori relativi alla ristrutturazione del presidio ospedaliero di Penne. Il presidente Marsilio si è detto soddisfatto per aver riportato a casa un risultato che consentirà di sbloccare risorse per 12 milioni e 500 mila euro. Ad oggi, ha precisato Marsilio, per l'ospedale di Penne sono stati inoltrati da parte della Regione ulteriori due linee di finanziamento, una attinente agli investimenti in edilizia sanitaria di 12 milioni e mezzo di euro in corso di rimodulazione da parte della Regione, l'altro fondo di ulteriori 12 milioni e mezzo di euro riguarda il miglioramento sismico della struttura classificata strategica. Alla conferenza stampa di Penne hanno partecipato anche l'assessore alla salute Nicoletta Verì ed il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.